Allora, buonasera, ormai è quasi sera. Io sono Giulia Raffo, nella vita ho studiato biologia e quindi mi aggancio un po' a tutto quello che è stato detto questa mattina e che ha detto oggi pomeriggio. E mi è stato proposto di parlare di disturbi alimentari. Io faccio la nutrizionista nella vita e ho a che fare, per esperienza da qualche anno, con persone che soffrono di questo tipo di patologia. L'occasione di parlare qui è stata quella un po' di raccontarvi una visione che è quella evolutiva, evidentemente, del disturbo alimentare. Vuole andare contro quello che si fa? No, però il mio punto di vista, che è quello che vi porterò oggi, è che una visione evolutiva, un po' come ha detto Daniela, la dottoressa Velotti, dà un po' meglio forse la spiegazione di sì, per carità, come agire per spegnere un problema, per spegnere un sintomo, inattivare un fastidio, ma forse una visione un pochino più evolutiva e anche un pochino più fisiopatologica. Spiega meglio il perché il corpo e la mente prendono questa strada. I disturbi alimentari sono un esempio molto didattico che mette insieme un po' tutto quello che abbiamo detto oggi. Farò riferimento agli interventi di Emanuele, quindi richiamate alla memoria le prime cose che ha detto lui. Grazie a Alessandro perché mi ha spianato la strada e un sacco di cose le ripeterò soltanto, ma lui le ha spiegate molto bene e io mi ci aggancerò. Sono un esempio, uno, forse un pochino l'astrazione che possiamo fare, non completamente, ma per alcuni disturbi mentali in generale, questa lettura funziona abbastanza bene. E poi magari ve lo racconto. Che cosa sono i disturbi alimentari? Se voi prendete i manuali, il DSM-5 e compagnia bella, sono malattie che sono caratterizzate da una forte preoccupazione per il corpo, per il peso, e mettono in atto comportamenti alimentari estremi, virgolette, virgolette. La restrizione calorica, qualcuno lo chiamerebbe digiuno, però Ethel ci ha spiegato che cos'è un digiuno fisiologico e che cosa non è un digiuno fisiologico, no? Il binge, le abbuffate. La abbuffata, in chiave evolutiva, in realtà è una roba che forse potremmo definire la regola. L'uomo mangiava tutto quello che c'era quando c'era, poi però digiunava perché da mangiare non ce n'era più. Quindi capite perché ha senso di parlare di comportamento, perché ha senso parlare di evoluzione, perché ci siamo un po' strutturati e la nostra storia evolutiva si è strutturata anche su questo tipo di azioni e gesti compensatori, vomito, rilassativi e compagnia bella. Il gesto compensativo non ha probabilmente niente a che vedere, se vogliamo dargli una spiegazione evolutiva, con il cibo, ma ha a che vedere con un modo di funzionare del nostro cervello, che adesso un po' vi racconterò. Per dirvi perché se ne parla secondo me troppo poco è perché effettivamente, se guardiamo la statistica, i disturbi alimentari come diagnosi, anche lì mettere degli asterischi, però sono in aumento. Sono una malattia, chiamiamola moderna, moderna vuol dire proprio moderna moderna, anni 70, prima degli anni 70 non si parlava di disturbi alimentari, che però è in crescita rapida. Fatto sta che tra quelle che vengono definite malattie mentali, tra tutti questi ragazzi che hanno in adolescenza vengono diagnosticati con, la prima causa di morte è un disturbo alimentare, quindi comunque vale la pena occuparsene di tutte le malattie mentali così definite. Quindi secondo me vale la pena un pochino parlarne in termini prevalentemente preventivi. Cioè quello che è un po' il messaggio che vi vorrei anche lasciare da portare a casa è che l'etichetta del disturbo alimentare è una scocciatura, perché qui dentro, per quello che abbiamo detto oggi, per quello che è lo stile di vita di molti, lo stile alimentare di molti, 80% delle persone qui sedute hanno un disturbo alimentare per il DSM-5, quindi ci abbiamo un attimo di problemi nella definizione. Ma quello che mi piacerebbe un po' spiegarvi è che il comportamento alimentare, per come si è evoluto e per come ci condiziona, si aggancia nel nostro cervello a dei meccanismi che hanno un senso e che ci proteggono. È un po' grazie ad Alessandro che ha già fatto l'introduzione. Quindi è preventivo in termini di che cosa ci aiuta a capire un disturbo alimentare, ci aiuta a capire come funzioniamo, al prescindere che io abbia a che fare, ce l'abbia avuto, ce l'abbia in famiglia, che sono altri problemi.
se prendete il DSM-5, se vi piace, è una tabellina molto netta che divide. In realtà, mettete, pensate, allargate la mente, non importa. Toglietevi dal problema del peso, toglietevi dal problema del comportamento, perché quello che mi piacerebbe un po' raccontarvi oggi è che cosa c'è di base, di fondo, qual è il meccanismo evolutivo, protettivo, che li caratterizza tutti. Quindi non importa se sei anoressica come etichetta, non importa se hai una bulimia o se abbuffi, i meccanismi protettivi che il corpo mette in atto quando diventa una patologia sono gli stessi. Quindi mi concentrerei su questo per, se la volete vedere più carina, mi concentrerei su questo perché forse un pochino più ci racconta come funzioniamo. La domanda che un po' mi sono fatta per preparare questa presentazione è: come siamo passati dall'essere cacciatori e raccoglitori ad essere una società in cui una ragazza su tre ha un disturbo del comportamento alimentare? Già, nelle popolazioni attuali che sono ancora presenti, appunto come diceva Daniela poco, di cacciatori e raccoglitori, i disturbi del comportamento alimentare, come li definiamo noi, non esistono, ok? Quindi non ci sono. Quindi anche lì, come abbiamo fatto, qual è il meccanismo protettivo che tiene e alimenta quella roba lì? L'altra domanda è perché, e questa mette d'accordo abbastanza tutti quelli che si occupano di disturbi alimentari, è perché più le donne che gli uomini. Alla fine, cioè, sono più le donne che gli uomini. E quindi qui varie teorie e varie opinioni. Domanda che terrei sotto è: perché mangiamo? O meglio, che cosa ci spinge a cercare il cibo? Evolutivamente, che cosa ci ha portato a diventare cacciatori e raccoglitori? Ci sono dei fattori metabolici, devo sopravvivere, dei fattori sociali e dei fattori che io chiamo motivazionali. Gli psicologi li chiamano edonistici, piacere, boveroli. Li chiamo più motivazionali, alla fine un po' capirete perché. Perché spiega un po' meglio, secondo me. Fattori metabolici sono talmente scontati che neanche ve li racconto. I fattori sociali sono una parte interessante perché? Perché l'aspetto sociale legato al cibo è una roba che non è che neanche ve la devo spiegare. Cioè, tutte le volte che andate fuori a cena la capite tranquillamente, ok? Perché quella roba lì è così legata, così imprescindibile? Perché nel corso della nostra evoluzione quello che è successo è che a un certo punto c'era nella scatola cranica un problema di spazio e di Lego a disposizione. Quindi se io voglio smontare un tipo di comportamento, posso usare quei pezzettini lì e rimontarne un altro. E questo è quello che è successo con tutte le molecole, i circuiti, i processi che caratterizzano il comportamento alimentare, quindi gli ormoni anoressizzanti, gli ormoni anoressizzanti, la dopamina, tutte le robe che hanno strutturato il nostro funzionamento alimentare sono stati smontati e riutilizzati anche per gestire gran parte della nostra vita relazionale e sociale, e quindi proprio sono in comune. Quindi direi influenza uno, influenza l'altro, e quella roba lì ce la teniamo così com'è e non possiamo staccarla. E poi c'è un aspetto motivazionale, perché effettivamente che cosa mi spinge a mangiare o no è un po' la domanda che ci dobbiamo fare. Cosa mangiare, quando mangiare, che cosa. Quindi qui torniamo di nuovo: a prescindere dalla forma, dal peso, dal numero, dall'etichetta, che cosa accomuna tutti i disturbi alimentari, tutte le diagnosi. Ci sono vari modelli, uno che è molto in voga, che però comincia a scricchiolare, è quella che si chiama la teoria biopsicosociale. È un modello, me l'hanno spiegato così, provo a rispiegarvelo, a tre piede. Cioè, il perché arriva il disturbo alimentare a tre piedi. Ok? Un piede, così si capisce di più. Un piede sono i fattori biologici. C'hai una genetica, tua mamma ha dei geni per l'anoressia, te li trasmette, quindi ci sei predisposto, o ci sono alcuni circuiti nel tuo cervello che funzionano così. Ce l'hai, fondamentalmente te lo tieni. Fattori sociali, quello che parliamo, lo stress, eventi stressanti. Fattori culturali, e il fattore culturale nei racconti che vi fanno del disturbo alimentare è una roba che tutte le ragazze devono essere magre, tutte le ragazze devono essere belle.
quella roba lì funziona, però non per tutto. Quella roba lì c'è pressione sociale su tutti, pressione sociale su uomini e donne, ammesso che abbia una vulnerabilità genetica, ancora non spiega tantissimo, e fattori psicologici. Quindi questo forse già comincia a essere un pochino più sottile, ma fondamentalmente è come il mio cervello risponde a quello stress in termini emotivi, diciamola così. Mancano dei pezzi, ok? Secondo me, dal mio punto di vista, che cosa manca? Mancano degli aspetti epigenetici. Quello che ha detto la dottoressa Pelotti è perfetto. Cioè, tu puoi avere il gene, fatto sta che il tuo corpo, virgolette, virgolette, decide come usarselo, no? Quindi l'epigenetica ancora di più è, diciamo, l'evoluzione non darwiniana. È tutto quello che è l'ambiente, non i miei geni, che mi aiutano a funzionare. Quindi un altro fattore importantissimo è che in tutto questo discorso manca un componente fondamentale, che è il mio intestino. Quindi quando si parla di disturbo alimentare, ma non solo, quando si parla di come funziona il corpo, ci dimentichiamo sempre un piccolo organo in più, che è il microbioma, intestinale o no. E nel disturbo alimentare c'è un quintaglio di letteratura che spiegano un po' il ruolo che ha. E poi c'è un grande fattore, che è quello che forse è un pochino più interessante dal punto di vista anche poi di come si può aiutare una persona che ha un disturbo alimentare, che è quello che durante la giornata abbiamo definito i mismatch. Angelo, anzi ringrazio anche Angelo che mi ha fatto la diapositiva subito dopo pranzo, perfettamente, perché in tutte le varie robe che abbiamo detto, ultima riga che aggiungerei io è non siamo più cacciatori e raccoglitori, e non è che lo dico solo io, c'è tutto un filone di letteratura che dice il fatto che non dobbiamo più andare a cercare il cibo e cacciarlo ha creato un problema, cioè non equilibra più quel nostro comportamento. Quindi come ci sono altri mismatch, altre reazioni dello zoo che accadono, così anche il comportamento alimentare viene sbilanciato. Quindi vedete che a seconda di come la giriamo l'opinione è diversa. Ci sono altre varie teorie che sono nate, quindi quella che mette forse più insieme tutto è una visione. Posso fare una domanda? Certo. Beh, le donne, per esempio, che erano per i cacciatori e raccoglitori più dediti alla raccolta. Esatto. Poiché a me piace raccogliere, non perché abbia lo stato femminile, diciamo. Vabbè, comunque. Forse quella è la tua espressione. No, dico, io proprio quando vado lo faccio apposta, poi alla fine magari i funghi li regalo, gli asparagi, queste cose qua, lo faccio spesso. Proprio come se il mio cervello si svuotasse, cioè è proprio un'attività che mi piace. Posso stare, una volta sono rimasto 7 ore, ma ho preso il senso del tempo. Scusate, ma non me ne sono accorto. Esatto. Pensa alla ricerca del tartufo. Pensa al cacciatore, esatto, che non gli interessa niente di ammazzare l'animale, gli interessa la caccia come percorso, come. Sì. Quindi questo non vuol dire. E perché più le donne che gli uomini? Perché quello su cui sono tutti abbastanza concordi è che uomo cacciatore, donna raccoglitrice. E questo, però, siamo tutti abbastanza d'accordo su questo. Le abilità e i circuiti del comportamento alimentare si sono co-evoluti esattamente quando abbiamo imparato a raccogliere, quando le donne hanno imparato a raccogliere. E quindi, di nuovo, perché più le donne che gli uomini? Perché se io tolgo quel mismatch, riempio frigo di cibo, scusate, o il supermercato, non so se voi avete la percezione, io quando vado al supermercato ci vado raramente, cioè è angosciante, cioè c'è talmente tanto cibo che è angosciante. Tolto quel, non è l'unico, ma tolti tutti questi vari tasselli che ci tengono un po' in equilibrio, una delle cose che il nostro cervello può saltare è la regolazione, diciamo, del comportamento alimentare. Quindi capite perché dire che è una malattia mi piace più o meno, perché è uno sbilanciamento che non è controbilanciato, ok? Altra cosa che evolutivamente accomuna tutti, altra cosa che ha un pochino più a che vedere con, diciamo, quello che dicevamo prima, no? Del perché vomito se ho una bulimia, è perché è difficile togliere quel comportamento lì a un paziente che ha un disturbo alimentare, e perché il sintomo, la restrizione, il vomito, la buffata, aiutano il cervello a compiere un lavoro che è quello che diceva Alessandro prima, la regolazione emotiva. Cioè, brevissimamente, aggiungete solo tutte le informazioni che avete già preso
a una, di nuovo, un altro modello che a me non mi emoziona, ma è didattico, che è come funziona il nostro cervello, come si è evoluto a strati, ok? C'è uno strato che è, diciamo, di base, cervello rettiliano, ce l'hanno anche i rettili, quindi va bene. Cosa fa il cervello rettiliano? Quanto deve battere il mio cuore velocemente? Devo respirare? Devo regolare la glicemia? I riflessi, le catene muscolari di cui si parla, insomma, è la roba che non decidete voi, non la decidete, okay. Succede e basta. Poi c'è quello che viene chiamato il cervello mammaliano o emotivo qua, che mette insieme tutti quei pezzi che non hanno solo a che vedere con l'emozione, ma sono questa figurina qua, è più carina, ma che fanno anche altre robe, cioè regolano, generano le emozioni, hanno a che vedere con la memoria, quindi la memoria dei traumi, quello, tutto quello che abbiamo detto prima, le abitudini, comportamento alimentare, abitudine, boh, vi dico solo questa frase e non vi dico più niente, l'impulso sessuale, quindi comportamento, cibo e riproduzione, e vabbè, l'attaccamento. E poi sopra l'evoluzione ci ha regalato questo cervello, che è nuovo, il più recente che c'è, che è la corteccia. La corteccia cosa fa? Se questo è il sistema limbico, sta proprio seduta sopra, avvolge completamente e nella sua divisione, nel suo modo di funzionare, è come se mediasse tutto quello che succede sotto. Quindi noi abbiamo gli istinti di base, diciamo, che non decidiamo, gli istinti emotivi, le abitudini, la, diciamo, la manutenzione della casa, e poi abbiamo la parte razionale. Parola che non spiega completamente, perché se volete vedere, dividiamola in pezzi, questa è la fronte, questa è la nuca, le varie aree della nostra corteccia servono per fare robe diverse. La parte più interessante, tra virgolette, che ha a che vedere con questo discorso è la parte davanti, quella che è la corteccia prefrontale. La corteccia prefrontale sta proprio sopra, di fronte all'ipotalamo, all'amigdala, che sono fame, sazietà, comportamento alimentare, emozioni, quindi geograficamente le contatta tutte, proprio ci si accartoccia sopra, e nella vita, nelle prime fasi della vita, durante lo sviluppo, perché, pensando abbiamo detto i bambini, perché dall'infanzia all'adolescenza tutto quello che faccio è allenare questa corteccia a mettere ordine, a dire sì, questo è preoccupante, è pericoloso, ma è nel passato, è finito, non ti agitare più, esempio, a dire questo è un problema, hai tutti gli strumenti mnemonici che hai studiato per risolverlo, e così via. Quindi è la parte di ragionamento che gestisce tutto il resto sotto. Quindi perché i disturbi mentali, le malattie mentali arrivano in adolescenza? Perché in teoria, alla fine dell'infanzia, con l'inizio dell'adolescenza, questo processo di riarrangiamento e di allenamento dovrebbe risolversi con successo e funzionare bene. Se non succede perché? Perché probabilmente ho imparato durante l'infanzia, durante l'adolescenza, un comportamento. Quindi voi immaginate, c'ho lo stress, tutto quello che abbiamo detto sullo stress e gli stressor, tutto quello che abbiamo detto sull'impulso stressogeno, lo stress inizia, lo stress sale, ma poi scende. Se quella roba lì non scende, a un certo punto qualcosa deve succedere, perché poi se no il corpo va in crisi. Quindi che lo stress aumenti, lo stress, chiamiamolo come la risposta del corpo, ormoni, surrene, tutto quello che abbiamo detto, sale, e poi però fisiologicamente dovrebbe scendere. Se non scende, possono esserci vari motivi, se non scende devo trovare un modo per farlo scendere, perché immaginate vivere col batticuore tutto il giorno, con la tachicardia tutto il giorno, immaginate respirare tutto il giorno così, non è possibile, ok? E non lo facciamo, perché il corpo trova una strategia, la mente e il corpo, che sono la stessa roba, trova una strategia per spegnerlo. Nel disturbo alimentare la strategia qual è? Smetto di mangiare, mi abbuffo o vomito, perché? Perché sono tra alcuni comportamenti che io posso imparare a mettere in atto per spegnere quella roba lì. E funzionano benissimo, benissimo. Anche l'alcol. L'alcol, esatto.
guarda che non sembra che ce le prepariamo, non ce la siamo preparata. Anche l'alcol funziona così, perché gli adolescenti bevono all'eccesso e si drogano saltuariamente o cronicamente. Ah, dipende. Poi anche lì ognuno trova... Perché ognuno trova la sua strategia. Cioè, la questione è che... Non può essere una carenza di dopamina, parte da lì. Grazie, sembra che l'ho preparato anche lui, invece no. Adesso arriveremo anche alla dopamina. C'ho scritto un libro intero su sta cosa. Infatti parliamo di motivazione, non usiamo la parola ricompensa, piacere. Io ho tolto quella parola ricompensa, cioè piacere, non c'entra niente. Adesso capirete perché tutti questi agganci. Però sostanzialmente perché gli psichiatri li chiamano comorbidità, bellissima parola che non spiega niente di come funzioniamo, ok? Niente. Cioè la comorbidità, gli dicono guarda caso l'anoressica e anche spesso ha dei disturbi ossessivi compulsivi. Certo, perché quello è un altro modo che funziona benissimo per spegnere quella amigdala che costantemente pulsa e vi dice sei in pericolo, forse muori, fai attenzione, guarda che non stai bene, e tutto il giorno va avanti con questa radio di sottofondo. Per spegnerlo invento delle strategie, imparo, perché anche l'alcolismo ha una familiarità, non lo so se è genetica o lo imparo, quella roba lì funziona, comunque a un certo punto funziona. Quindi altra cosa che accomuna tutti quanti i disturbi alimentari è la dopamina, ok? Quindi, cos'è che a un certo punto va in crisi e che accomuna tutti, tutta la difficoltà del lavoro con un paziente che ha un disturbo alimentare, che a un certo punto quel paziente lì, quella persona lì, non fa fatica un po' a lasciare andare la restrizione, il digiuno, il vomito, la buffata. Perché? Perché funzionano. Nell'immaginario collettivo, scusatemi l'espressione infelice, il ciccione è pigro. Il ciccione non è pigro. Le persone che sono fortemente sovrappeso hanno una difficoltà, che come anche le persone fortemente sottopeso, l'anoressica, esattamente la stessa cosa, nel loro cervello scatta un meccanismo difensivo che è basato sull'infiammazione, e che fa saltare il relè. Cioè che cosa vuol dire? Che adesso l'accorcio però. La regolazione delle scorte. Nel nostro corpo ci sono fondamentalmente tre sistemi che si occupano di gestire le risorse. Uno è il cervello, ok? Uno è il sistema immunitario e uno è il tessuto adiposo. Questi organi si parlano costantemente, sempre, perché tutti, sistema immunitario, cervello e tessuto adiposo, c'è anche il muscolo, perché se parliamo di energia parliamo di grassi e di zuccheri, ok? Però più di grassi perché è più a lungo termine, hanno tutti un modo per parlare tra di loro. Hanno una memoria che si declina in maniera diversa, ma tutte queste caratteristiche in comune, e al netto si siedono intorno a un tavolo e decidono, ok, esco dalla caverna e vado a cercare del cibo, o sono talmente a rischio vita che è meglio che sto fermo, aspetto che passi. Esco dalla caverna, mi metto a cercare e dopamina. Quindi la motivazione che mi spinge, qualunque essa sia, che mi spinge a uscire, a, se sono ciccione, a mettermi a dieta, se sono anoressica a mettermi a mangiare, se. È molto facile dire anoressica antipatica perché si mette di traverso, non è proprio così, è perché quella roba lì funziona meglio di tutto il resto. Si devono mettere d'accordo, quindi la motivazione a uscire è dopamina. Il meccanismo con cui se lo comunicano sono molecole infiammatorie, quindi che il trauma sia fisico, una ferita violenta, una botta, un incidente. Io 2 anni fa sono caduta dalla bicicletta e mi sono aperto un piede in 2. Quella roba lì, la cicatrice è andata meglio, quant'altro, me la ricordo molto bene ancora, no? Quindi c'è una memoria nel cervello, e poi però c'è tutta la memoria, tutto il modo che ha il corpo di comunicare quella cosa lì, che è infiammazione. Quindi che sia monte o che sia valle, l'infiammazione ha un ruolo, informare, far passare il messaggio. Quindi il cervello di chi soffre, non solo di chi soffre di disturbo alimentare, depressione,
c'ha lo stesso meccanismo, no? Pensate al depresso. Pensate a quando avete l'influenza. I primi giorni, cosa ci avete voglia di fare? Esco dal letto. Poi la corteccia prefrontale ti dice: guarda che devi andare a lavorare, guarda che c'hai la moglie, guarda che devi fare la specie. Cioè, quella roba lì è tutta razionale. Ma se deste retta alla vostra parte mediana, stai nel letto e aspetti che passi, ok? Perché? Perché quello stimolo lì, quell'ambiente in cui ti trovi con tutte le risposte del corpo, metto sulla bilancia. E nella bilancia c'è o abbastanza energie per superare la crisi, quindi mi sono fatto male, c'ho il trauma, la tigre del dente sciabola mi ha zannato, ce la faccio a superare la crisi con le mie risorse, sì, esci dalla caverna, oppure sai che c'è? Spengo, tiro i remi in barca e rimango nella caverna fino a che non passa. Il digiuno fisiologico è antinfiammatorio per definizione, ci ha detto Eto stamattina. Perché? Perché quello è un meccanismo protettivo. Dov'è che questo sistema si incricca? Quando cronicamente io sono costantemente infiammato, quando io cronicamente sono costantemente affamato, quindi che sia a monte o a valle non è ancora chiaro per tutti, però nel disturbo alimentare l'anoressia è infiammata perché è malnutrita, ma è un digiuno che non si ferma mai, una malnutrizione che non si ferma mai, ok? Quindi l'obeso non è malnutrito, ne avrebbe di riserva, eppure è cronicamente infiammato. Quindi, che sia una riserva che manca o che sia un'infiammazione che non si spegne, al cervello e al sistema immunitario che devono prendere la decisione non gliene frega niente. Loro dicono: qui non ce n'è per nessuno. Sai che c'è? Meglio non fare niente. E questo è come spengo la dopamina, ok? Piccolo inciso, brevissimo, è che la dopamina nel cervello ha un ruolo che è quello di spingere la motivazione, ma se parliamo di disturbi alimentari, in altre aree, quindi queste sono le zone del cervello dove la nostra motivazione si struttura, no? E guardate dove sono, meraviglia. Area tegmentale ventrale. Grazie, la VTA. Volevo dire un'altra, grazie. Ventral tegmentale. L'ho pagato. L'ho pagato questa sessione. Accumbens. Il nucleo è la corteccia prefrontale, quindi sono esattamente, fa tutto il giro, ok? Tutto il giro dal cervello più primitivo, via via, fa tutto il giro. Perché? Perché mano a mano abbiamo affinato il sistema, nell'evoluzione abbiamo affinato il sistema, no? Quindi dalla zona più bassa, evolutivamente più primitiva, abbiamo aggiunto regioni, aree che fanno quel lavoro lì e che ci aiutano a raffinare a livello del cervello la spinta dopaminergica, la spinta edonistica, come la direbbero gli psichiatri, nel costruire una motivazione. La dopamina è necessaria e sufficiente per instaurare la motivazione. L'altra cosa che fa la dopamina nel nostro cervello è quella di costruire le abitudini. Anche con questo diciamo che quando parliamo di abitudini non sono le stesse regioni, se le mettiamo vicine sono un po' diverse, ma vedete che sono molto vicine. Perché? Perché se io tutte le volte che devo fare un'azione, pensate a quanto è geniale il nostro corpo, se io tutte le volte che devo fare qualcosa devo trovare le risorse energetiche, mentali, emotive per partire in quarta e fare, ok, sapete che c'è? Io mi strutturo un'abitudine che, ma manco accendo il pilota, cioè va da sola. L'abitudine fa quella roba lì, quindi, di nuovo, evolutivamente le abitudini ci servono perché le abitudini alimentari, il comportamento alimentare cade facilmente, diventa abitudine ed è un equilibrio sottile. Cioè l'abitudine alimentare fisiologica è veramente sempre in bilico tra quello che è la nostra naturalità, chiamiamola così, e quello che invece è poi il disturbo, tra virgolette. Ma perché costruisco abitudini? Perché se tutte le volte che devo mettermi le scarpe devo ritrovare la motivazione, prendi i lacci, annodali, va, cioè che fatica, ok? È un messaggio economico. È un circuito che finché tutto va bene funziona squisitamente bene, nel momento in cui non perdo questo equilibrio, trauma emotivo, lo stress, l'infiammazione, innesca una loop dalla quale faccio fatica a uscire, ok? Diventi dipendente. Che è esattamente il meccanismo alla base delle dipendenze. Quindi perché, anche lì,
guarda quel cavolo di drogato che non potrebbe smettere di drogarsi o potrebbe smettere di bere. Grazie, certo, fantastico. Se fosse così facile, forse l'avrebbe già fatto. L'anoressica potrebbe rimettersi a mangiare, cioè che scocciatura. Se non lo fa, un motivo c'è. Ok, oh, l'obeso potrebbe smettere di mangiare. Non so se qualcuno non vede vitamini. Cioè c'è anche lì, no? Se è così difficile, se fanno così facile, sarà un motivo. Il motivo è squisitamente protettivo, ok? Cioè, tutto quello che succede dentro il nostro cervello e nel nostro corpo è evolutivamente la cosa migliore che la pressione selettiva ha messo in atto. Peccato che le condizioni in cui quella roba lì è successa sono completamente diverse, e qui ringrazio Angelo la slide dei mismatch, rispetto a quello che succede oggi. Quindi tirato fuori quello che teneva, quello che equilibrava il nostro comportamento, quindi il fatto che io non ho più bisogno di uscire a cercare, la cerca non c'è più, ok? All'ennesima potenza, perché molte persone trovano divertente andare a fare la spesa, i mercatini, la bancarella, perché è la forma migliore in una città dove tu riesci a fare ancora malamente quella roba lì, no? E quindi mi giro tutte le bancarelle del mercato, tutto il supermercato me lo faccio tutto, perché metti che trovo una roba più buona di quella, perché è oscenamente la cosa che più si avvicina a quella roba lì, no? Ok, quindi persa una, poi lasciamo perdere tutta la parte emotiva, energetica, scusate, metabolica, energetica, legata al sonno, legata alla luce, al buio, quindi è talmente complesso che semplifichiamo, no? Però al netto quello che succede è che il corpo, in una situazione di pericolo, stress, attiva dei meccanismi difensivi che purtroppo non si spengono, perché le condizioni di vita a cui siamo sottoposti adesso non sono le stesse in cui questi si sono evoluti. Quindi 2,5 milioni di anni fa era super protettivo, adesso lo è un po' meno, no? Forse fino a qualche centinaio di anni fa ce la potevamo ancora fare. L'ultimo concetto importante è che, esatto, in tutto questo sistema, a monte o a valle, ci possono essere dei meccanismi che mantengono questa infiammazione, che è poi quella che contraddistingue tutti. Quindi il cervello, abbiamo visto che cosa fa, Alessandro ci ha spiegato tutta la parte del meccanismo dello stress, la risposta dello stress, quindi il vago e l'asse ipotalamo-ipofisi sul rene. C'è poi tutto quello che succede al di fuori di noi. È veramente al di fuori di noi? No, perché anche lì in termini evolutivi noi ci siamo coevoluti, e addirittura il microbioma intestinale è arrivato prima di noi come specie, con tutta una serie di organismi che a un certo punto nella storia evolutiva si sono presi un po' delle cose che noi facevamo a livello metabolico, a livello enzimatico, e hanno detto, ce la faccio, penso io, me ne occupo io di quella roba lì. E quindi, altro pezzo molto interessante che spiega un po' come si sono, in chiave evolutiva, che cosa modula il comportamento alimentare, e che c'è una fortissima pressione da parte del microbiota intestinale perché il comportamento umano alimentare sia fortemente regolato, ok? Quindi, oltre a tutto quello che abbiamo detto, c'è poi una specie di diciamo occhio che vi osserva, e non solo vi osserva, ma parla costantemente col cervello e col corpo per motivare o non motivare a fare delle cose. Il microbiota ha anche un pochino questo superpotere, quindi mettiamo insieme tutto. Se parliamo di infiammazione, un microbioma intestinale che è poco infiammatorio è super utile anche in chi soffre di un disturbo alimentare. E uovo o gallina non lo so, perché attraverso l'alimentazione io influenzo il microbioma intestinale. Se io ho un microbioma particolarmente spavaldo e arrogante, un meccanismo molto protettivo è smettere di dargli da mangiare. Quindi il fatto che decido di iniziare a restringere, se sono un'anoressica, potrebbe essere molto protettivo, perché se il mio microbioma è molto arrabbiato e molto infiammatorio, mi fa stare male, se io smetto di dargli da mangiare, sto meglio, ragazzi, sto subito meglio, ok? E quello è il primo hint. E poi vado avanti. Ho una vulnerabilità genetica, o non ho capito bene come gestire lo stress e le emozioni, e costruisco un comportamento che al netto funziona. Quindi, per chiudere, forse questa è più carina, a livello evolutivo
c'è forse una spiegazione un pochino più completa ed esaustiva di quello che è ciò che abbiamo imparato evolutivamente rispetto a gestire e organizzare il comportamento alimentare, e che poi a noi oggi manca, o si, diciamo, si infila nel mezzo e rende molto più difficile questo equilibrio, ok? Ultima cosa con cui vi lascio, non so se avete domande, curiosità, dubbi, non so se c'è tempo. La dopamina si può fare anche nell'intestino, a proposito di microbiota. Dopamina, serotonina, c'è poi tutto, c'è poi tutto un sistema. Io ve l'ho fatta molto semplice, però ad esempio tutta la variabilità genetica, la suscettibilità genetica ed epigenetica ha a che fare anche su come il nostro corpo produce la serotonina e gli altri neurotrasmettitori, no? Quindi a livello intestinale uno dei neurotrasmettitori che viene più prodotto è la serotonina. Se guardate i lavori, la variabilità genetica, il gene pinco pallo che è causa dell'anoressia, causa della bulimia, se vi piacciono i titoli di giornale, ha a che vedere o con la produzione o con la sintesi o con il recettore, ad esempio, della serotonina. Non so se è solo la genetica che fa, però il fatto che ci siano delle varianti geniche che ci spiegano. Esatto. Se io nel corso degli anni ho imparato a leggere tutti i lavori di genetica pura, no? Cerco la mutazione per spiegare la malattia, che poi non hanno funzionato, ahimè, il progetto Genoma. Cioè è finito bene, ma non speravano meglio, no? Cioè hanno detto adesso sequenziamo i geni e capiamo tutto. No, perché è sempre la visione antropocentrica che abbiamo. Uno, ci manca un pezzo, no? Cioè solo partiamo da come abbiamo gestito il nostro metabolismo. Due, però l'utilità qual è? È che tutta quella variabilità genetica, quelle mutazioni genetiche, non so se togliamo il gene, sostituiamo, curiamo la malattia, ma ci danno delle informazioni su come quella roba lì funziona e ci ha strutturato. Quindi l'unico modo in cui io salverei tutto l'investimento di tempo e di soldi che è stato fatto in questo progetto è perché non è tanto sostituisco il gene e risolverò il problema, ma che cosa posso capire da quei dati lì, di come funziona e di come mi sono evoluto, perché effettivamente è l'unica chiave di lettura generale. Gli ultimi due minuti è per chiedervi un aiuto. Io con alcune colleghe ho fondato un'associazione che si occupa di disturbi alimentari a Torino nel 2015, che in pochi anni, contrariamente a tutte le nostre aspettative, ha ricevuto un sacco di richieste di aiuto, di attività, organizzazione, insomma facciamo tante cose, e noi pensavamo di rimanere confinati a Torino e al messaggio che lanciamo a Torino. In realtà le richieste arrivano da tantissime parti fuori d'Italia, ma c'è un po' una carenza, tra virgolette, di persone che si occupano di questi disturbi. Quindi quello che ci piacerebbe fare è creare una rete di persone che sanno, che hanno un interesse, che sono informate, che sono terapeuti, magari sarebbe bellissimo, per creare appunto uno spazio di aiuto e sostegno sul territorio che non è solo Torino, non è solo il Piemonte, perché geograficamente è un po' scomodo. Quindi se siete, conoscete, avete a che fare e avete voglia di diffondere un po' questa call, questi sono gli indirizzi, il sito, noi cerchiamo aiuto, quindi okay. Vi chiedo di spargere il più possibile la voce, al bar, a cena, a casa, amici, parenti, cugini, va bene tutto, perché parla succede sempre qualcosa di interessante, no? Quindi l'idea è quella di fare un centro Libenter in tutto il mondo, no? E quindi niente, grazie per l'attenzione.